c'è. Questo programma è offerto da Cupido Eventi, agenzia di eventi, spettacolo e animazione. Affare fatto, pubblicità online, il gruppo più grande del momento. Iscriviti subito. PS Lattoneria SRL, @gmail.com, Reggio Emilia, Modena. Punto Bar, a Modena, in via Tabacchi 19. E nasce una canzone. Sai perché? C'è un seme che si schiude dentro te. In questi strani giorni si sfocano i contorni e non mi fan capire cosa c'è. E scrivo queste rime solo per te. Anche quando sei lontano sei con me. Con le tue convinzioni, le tue tenere illusioni, catturo tra le note un po' di te. Ma dentro una canzone cosa c'è? Dietro le parole cosa c'è? Progetti e delusioni, montagne di emozioni, le stesse di milioni di canzoni. E dentro una canzone ci sei tu. Dentro una canzone, buongiorno a tutti quanti, buongiorno, benvenuti da Milena e Sandro. Buongiorno Milena. Sandro, oggi è una puntatona speciale. Davvero? Io ho avvertito un pochino via web, ovviamente i nostri amici ballerini di gruppo, perché oggi è una puntata dedicata proprio a loro, ovviamente a tutti, anche coloro che sono semplici appassionati di musica, ma oggi si balla, ci divertiamo. Che ballerai meraviglia. Anche tu, vedrai. Sai Milena che vedo che c'hai un'acconciatura oggi diversa. Diversa, mi sono un po' lisciata. Sì, assomigli di più al tuo avatar. Hanno riaperto i parrucchieri, allora assomigli dovuto. Assomigli al tuo avatar oggi. Assomigli un pochino di più. Allora, dicevamo, benvenuti in una puntata davvero speciale. Oggi un mercoledì di quelli frizzanti e effervescenti. Faremo saltare lo studio, proprio in senso vai, positivo. Vai, abbiamo spara. Una grande ospite, la regina dei balli di gruppo, Maruska. Grazie, ciao. Ben a tutti. Arrivata. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Siamo felicissimi di averti anch'io. Con noi oggi, anche perché abbiamo veramente deciso di fare qualcosa, di dare un bel colpo di novità, diciamo, anche per fare... ripassare un pochino quelli che sì, sono i vari balli di gruppo sì, ai nostri amici addosso. Che sono fermi da più di un anno. Sì. Maruska, intanto come hai benvenuta di nuovo, ma come hai passato questo periodo? Insomma, so che tu comunque non ti sei mai fermata. Ma no, dai, in qualche modo qualche diretta la facciamo, cioè, cerchiamo di stare attivi. Esatto. Di stare attivi e non fare annoiare le persone che sono a casa, che hanno voglia di ballare. E speriamo che presto si smuova qualcosa, no? Allora, dico niente. Ti presentiamo artisticamente per le persone poche, penso, ma sì? Che ancora non ti conoscono. Grazie. Perché insomma da tutto il mondo ci possono seguire ovviamente in streaming e scaricando l'app di One TV Emilia. Esatto. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto fatelo. One TV Emilia, l'app che potete scaricare sia per Android che per iOS, quindi lo potete vedere ovunque voi siete e siate ovviamente, e anche ballare oggi. Facciamo dire il numero di telefono a Maruska? Facciamo dire i numeri a lei. Allora, se mi volete chiamare, no, se è giusto, ce per le chiamate, te, per le chiamate 059-875-6997 per i messaggi WhatsApp 320-343-0481. È più brava di me, è più brava di è me. È più brava di te, più, guarda. Più brava di me. Ti assumiamo, guarda, in pianto stabile. Ovviamente possono seguirci gli amici anche sulle nostre pagine Facebook di tutti quanti, quindi sia sulle nostre personali che sulla pagina Mille Alessandro e quella ovviamente di Maruska. Sì, ho condiviso. Hai condiviso? Esatto, così possono seguirti tranquillamente, quindi scrivete e mandate i vostri messaggi oppure chiamateci per entrare in diretta. Ma presentiamo Maruska, tu sei ballerina, coreografa, cantante, sei un'artista, sì. Una vera showgirl. Una vera showgirl. Più ballerina, dai. Più ballerina. Sì, mi sento più ballerina.
anche perché è una passione che tu hai coltivato fin da piccolissima. Sì, sì, da piccolissima. E noi abbiamo le prove. Vogliamo vedere questa foto? Regia, andiamo con le prime foto perché... No, Ciuccio ancora guarda che meraviglia. Wow. Ecco, qua ero con mia cugina a Carnevale che facevamo il Ken e la Barbie Superstar. Quindi tu eri la Barbie. Io ovviamente sono la Barbie. Esatto. Ah, okay, no. Non si era capito. No, saluto anche mia cugina Ale, che era con me. E qui quanti anni avevi? Ma secondo me qua potevamo avere 6-7 anni. Già ballavate? Sì, sì, io già mi piaceva danzare. Qual era il tuo ballo, il tuo genere di ballo preferito? Ma cioè, io ho fatto tanti anni di danza. Classica poco, non mi piaceva. Hip hop, modern, jazz. Super moderna subito, ma che meraviglia. Perché sotto le bambine iniziano con la danza classica. No, ho iniziato con la danza classica, okay. Purtroppo perché è la base. Però non mi piace, non mi piaceva. Non ti piace, rispetto più. Per tutte le ballerine di danza classica, però non era il mio... Sicuramente richiede veramente tantissimi sacrifici. Sì. È proprio un mondo molto... Tanti. Però anche, anche il resto richiede sacrifici, anche perché per imparare tutte queste coreografie... No, esatto. Oggigiorno ce ne sono veramente tantissime. Abbiamo già una telefonata. Facciamo rispondere alla nostra ospite. Sì. Vai, Marusca. Pronto? Pronto, Marusca? Ciao! Viola! Ciao, cara! Come va? Luciana, dimmi, Luciana? Aspetta, dimmi Luciana. No, ho detto ciao cara, no Luciana, ciao cara. Ciao cara, ha detto. Ah, ciao, scusami, cara. È perché si sente un po' male, scusami. Ciao. Tranquilla. Il nome? Comunque, a me piacciono molto i balli di gruppo. È Viola. È Viola, avevo detto io che è Viola. Viola, tu sai ballare i balli di gruppo, hai detto? Sì, sì, anche latinoamericano, oltre a quelli del... Ma che meraviglia, brava. Che meraviglia. Magari puoi imparare qualche coreografia anche oggi, allora. Anche la mia amica, stessa quella mia amica dell'altra volta. Allora guarda, oggi siete perfette perché in casa potrete rispolverare tutti i vari passi insieme a Marusca che ballerà con noi dal vivo. Sparecchia la tavola, spostala. Fate largo oggi, mi raccomando, spostate tavoli, poltrone, sedie, oggi si balla. Milena. Sì. Ascolta. Dimmi tutto. Io faccio la maestra di danza. Che meraviglia. Ah. Ottimo, mandaci qualche video. Va bene. L'aspettiamo volentieri. Come ti chiami tu? Io Giuliana con la G lunga. Ah, Giuliana, Giuliana. Ciao. L'altra volta che facevamo salottino. Meraviglia, che dai. Brave. Perfetto, allora dopo balleremo a distanza, ma potrete ballare con noi e con Marusca, cioè con Marusca, noi cantiamo. Esatto, noi cantiamo. Ognuno il suo ruolo, ognuno il suo ruolo. No, Sandro farà qualcosa. Io ci proverei, ma guarda veramente. In realtà è un ballerino, sotto sì, sotto. Sì. Bene, Giuliana e Viola, vi abbracciamo forte, mi raccomando, seguite tutta la diretta perché ci sarà da divertirci. E mandateci il video quando l'avete fatto. Vi fate un bel selfie mentre ballate. Scusate, volevo sapere se ballavate anche in Gerusalemme più tardi. E non l'abbiamo preparata, per colpa nostra, di me e Sandro, perché non l'abbiamo preparata. Non eravamo, perché non abbiamo praticamente lavorato, quindi non l'abbiamo messo sotto. Però magari richiameremo Marusca in studio per fare anche Gerusalemme. Sì, volentieri. Io a parte d'accordo. A parte che potrete seguire le sue dirette che fa su Facebook volendo, Poi dopo approfondiremo. Va bene, ok. Posso fare i miei saluti? Certo. Allora, saluto tutte le orchestre, i telespettatori, le telespettatrici e poi di quanti vuoi, Giuliana. Molto bene. E anche mia zia saluto. Perfetto. Viola, allora abbiamo Maurizio Lodi che ti dice sono pronte le lasagne. Che meraviglia. Guarda, allora arriviamo. mi associo anch'io, Perfetto. Pensa che l'altro giorno, lunedì, mentre mangiavo un tortello, era un po' troppo caldo, mi sono bruciato una corda vocale, quella di sinistra. Ascolta, se lui ce lo dice senza farcela assaggiare, non va bene così, Maurizio, tu dai, Riusciamo a capire poco, Sì, ho capito poco io. Si capisce poco. Comunque... Ho detto, se lui ce lo dice, non ce l'hai fatta già, non va bene. Ah, hai ragione. Okay, la prossima volta le portiamo qua con i tortelli, poi li distribuiamo a distanza. Esatto, faremo una trasmissione dedicata ai tortelli e alle lasagne. Esatto. Guardate, se li porti non ce le mangiamo volentieri. Perfetto. Va bene. Vi abbracciamo, vi auguriamo una buonissima diretta con noi. Grazie. Grazie a tutte e due. Ciao, Viola, grazie ciao. Mille. Perfetto, ma sono già arrivati un sacco di messaggi. Allora, Daniele Spolon, che è sempre molto affezionato, che ci saluta con il suo hi. Ovviamente stiamo guardando Facebook, poi arriveranno anche i messaggi su WhatsApp e poi continuate comunque a chiamare anche in diretta.
Fabio Vecchi dice: ciao ragazzi, finalmente si balla. È un tuo grande ammiratore questo, sì, Fabio Vecchi. Sì, dice bellissimo. Dice che sei bellissima, grazie, posso confermare. Grazie. E poi, tu non te l'aspettavi, Mario Marastoni, Giancarlo Zironi che stanno guardando la diretta. Ciao Giancarlo, salutiamo tantissimo, ciao. Anche lui è un grande ballerino. Sì, ballerino tantissimo. Daniele Spolon dice: buongiorno, un caro saluto a tutti voi. Vorrei fare tantissimi auguri di buon compleanno a Giampiero Vincenzi e Samuele dei Filadelfia. Augurissimi, allora, questi bravi colleghi. E Mary Fava dice: ci siamo. Ciao, e Mary. Ivan Sagni, altro tuo persona, sì, che ti conosce molto bene, che salutiamo tanto, che ci sta guardando. Mary dice: ciao Marusca, siamo contenti di vederti, di seguirti, non vediamo l'ora di riprendere, ciao Mary, tutti insieme con le tue serate. Buona giornata a tutti. Stefanella Bagnara sta guardando. Scabazza Nadir dice: ciao, ciao Nadir. E di nuovo Fabio Vecchi dice: ciao Milena e Sandro e la bellissima Marusca, vedi, e lui l'hai folgorato. E poi di nuovo Giancarlo Zironi: ciao Milly, saluto anche la carissima Marusca. Paola Fornasiero: ciao, ciao Paolina, Marusca, un baciotto e struccotto grande. Presentatrice veneta, la Paola Fornasiero, ciao. Che meraviglia, bene, bellissimo sapere che anche insomma gli altri colleghi ci stanno seguendo. Sì, la Paolina. Allora Marusca, se tu sei d'accordo, prima di entrare nel vivo della tua storia artistica, io direi di fare subito un bellissimo ballo di gruppo. Sì, cos'è che facciamo? Non mi facciamo ricordo. Facciamo un bel Minergia, ti ricordi questa baciata? Questo mia energia, intanto saluto una mia collega Riccarda Castellari, una sua coreografia, sì, che è in collaborazione con me con Insieme per il Ballo, una maestra brava di Ferrara, che è una sua coreografia, adesso vengo. Ma che bello, allora andiamo con primo ballo di gruppo per voi, Marusca, in diretta, dentro una canzone. Sporti che vivo assì, te amo tarde, noche y día, tu respiro es placer, tu eres mi energía. Si mis ojos no te ven, en la tempesta del vaivén, tu respiro es placer, tu eres del vaivén. Es que me voy a morir.
bravissima! Milena, io sono andato là in fondo a guardarmi. Hai voluto guardare in pole position, sì, sì, proprio, sì, proprio di fronte, perché sì, meritava, sì, davvero. Sì, allora sì, com'è questo impatto con i balli di gruppo? Bello, bellissimo. Versione inedita, bello, per dentro una canzone, ma di solito abbiamo cantato, suonato, ballato, ma il ballo ci mancava. Ma penso che mancasse anche ai nostri amici che ci stanno seguendo. Sì. Guarda, sì, quanti messaggi, tantissimi, veramente. Raffaele Verde, ciao Marussia. Ciao, un abbraccio. Raffaele. Un abbraccio, stanno andando avanti. Da me, Anna, speriamo di vederci quanto prima. Speriamo. Giovanna Golfieri, ciao carissima. Ecco, Marussia, un'altra mia collega di Insieme per il Ballo, la Giovanna. Cuoricini, ciao, ti ha mandato. Tanti cuoricini, veramente. Anna Bauretto, bravissime, grazie. Terry Tavaroli. Terry, sì, ciao Terry. Ciao Marusca, complimenti. Giovanna Golfieri, un grande cuoricione ti manda. Grazie. Greta Davoli, ciao Marusca, vai, un abbraccio, complimenti, ciao, anche a Milena e Sandro per la trasmissione. Grazie a voi, davvero. E Mary Mary ci sarà brava? Certo che è bravissima, bravissima. Grazie. Marusca, siamo felicissimi di averla qua. Giovanna Golfieri, tanti cuoricini anche da parte sua. Ma che bello, continuate a scriverci, guardare su Facebook. Cosa abbiamo sul nostro tablet? È spento. Si è spento, oggi c'è qualche problemino tecnico. Che abbiamo... Stavo provando a schiacciare. Cosa? Sai, io con la tecnologia non è che no, sono molto... No, tu sei bravo in realtà. Bene, come ti sei trovata con questo primo ballo in studio? Bellissimo, avevo voglia di ballare, avevo voglia. Bellissima, bellissima. Sono tornata indietro quando il virus ancora non sapevamo cos'era. Quindi... Ma infatti, chi si sarebbe mai aspettato una cosa del genere? Devo dire dura, che insomma, dura. Almeno abbiamo la possibilità di rimetterci un, sì, po', di scaldare di nuovo i motori. Esatto. È vero? Avevo preso lo svitol con me, però ho visto che non serve. No, non serve. La mia ruggine ormai è troppo consolidata. Esatto. Abbiamo altre foto però che vogliamo vedere del tuo album dei ricordi. Vediamo, sì, sempre quando eri bambina, che come è iniziato il tuo percorso. Poi ci, sì, racconterai. Ah, no, abbiamo prima una telefonata, guarda. Pronto? Pronto, Marusca. Sorriso. Ciao, Bianco. Bianco, ciao. Ciao. Complimenti Marusca! Grazie! Sei sempre brava! Grazie! Sei favolosa! Dopo ci abbiamo una canzone per te, Renzo! Brava Manu! Ciao sono Rosa! Sono in tanti! Ti stiamo seguendo! Bravo Renzo, dopo ci abbiamo una canzone per te! Grazie! Ciao, prego! Auguri. Un bacione, ciao, grazie. Vi state scaldando con i balli di gruppo? Grazie. Molto bene, ci fa molto piacere, davvero. No, sono convinta. Brava, la seguiamo sempre. Fate benissimo, fate molto bene. È bravissima, guardi. Grazie. È una ragazza d'oro. È molto brava, bella ed è anche modesta, perché, grazie, è una persona veramente molto carina, anche proprio a livello proprio di rapporti umani. È vero, questo è proprio vero. Ci tenevo a dirlo. È solare. È proprio per quello che gli vogliamo bene. Fate benissimo, continuate a seguire, speriamo che possiate tornare presto a seguire le sue serate, veramente. Ci mancano tanto. Immagino. Speriamo. Da dove chiamate? Da Castelfranca Emilia. Oh, meraviglioso. Quindi salutiamo tutta Castelfranca Emilia, anche San Cesario, insomma, e tutti i dintorni, ovviamente. Grazie, grazie. Grazie buona a voi. Giornata. Grazie anche a voi. Ciao. Ciao, ciao. Mary Mary manda il messaggio e dice, sì? Conserva sempre la tua determinazione e la tua volontà. Grazie per le belle serate, Marusca. Oh, grazie, bello. Mary. E speriamo tornino al più presto. Dai, ma io mi auguro veramente che con l'estate, speriamo, si possa tornare, quantomeno come con il discorso del ballo di gruppo. All'aperto, qualcosina, quello, distanziato, certo, anche. Sì. Esatto. Speriamo, dai. Hai imparato delle nuove coreografie? Ci sono già delle canzoni che hai individuato? Ma da abbiamo poter proporre? Fatto qualcosa di quello che possiamo, perché, sì, essendo fermi, abbiamo fatto qualcosa su musica leggerissima, prendendo un ballo, sì, già fatto. E dopo lo faremo dal vivo, dopo guarda. Dopo lo faremo. Così è una novità anche per noi, bene o male, sì, perché è una canzone nuova dell'ultimo festival di Sanremo che sta andando forte e c'è già il balletto di gruppo di Marusca. Quindi mi raccomando, a casa dovete prendere nota di tutti i passi, che bisognerà proprio in diretta. Bene, a questo punto direi che comunque... No, ci abbiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì. Sì, mi senti? Sono Fabio. Ciao Fabio, Fabio Morandi. Fabio! Come stai Fabio? Sto bene, voi tutto bene. Da dove ci stai chiamando? Da quale parte del mondo? Adesso sono a Mantova, oggi pomeriggio vado a Verona. Ecco. Girandolone che non sei altro. Esatto. Esatto, siamo un po' invidiosi, diciamo, noi che non ci possiamo muovere. Però giustamente tu lo fai per lavoro.
una volta lo facevo suonando, adesso devo, vero? Devo farlo per altre cose. Volevo salutarvi tutti, dare un forte abbraccio a Maruschka. Ciao Fabio, anche a te. È sempre bellissima, in forma e bravissima. Grazie Fabio. Grazie. Ci mancano le nostre serate alla villa, eh? Sì, mi ricordo. Hai sempre avuto un grande successo, d'altronde è giusto così, perché hai sempre fatto delle cose fatte molto bene. Grazie. Sì. Fabio, molto bravo. Un mercoledì, prenditi una giornata di tempo e vieni qua con noi. Sarebbe bellissimo. Quella tastiera, ovviamente. Esatto, dai. È bravissimo. Ci vieni? Sono diventato imbranato con la tastiera. Ma non è vero, ma non è vero. No. È impossibile. Devo dire che l'ho rimessa su e sto cercando di recuperare il tempo perduto. Ma tu ci metti un attimo. Dai, allora recupera, poi ti aspettiamo. Ti facciamo recuperare qua in diretta, vedrai che impari. Cioè impari. Fai presto. Sarebbe bello. Ce lo prometti, Fabio, che un giorno verrai? Non lo so, adesso promettervelo non può darsi. Sì. Noi ci stiamo provando. Ma... Dai, prenditi una giornata, una. Te lo meriti. Sì, dai. Farò il possibile di sicuro, vi prometto che farò il possibile per... No, devi fare l'impossibile, non il possibile. Miracoli non sono ancora attrezzati. No, i miracoli no, noi vogliamo l'impossibile però. Averti dai Fabio! Qua. Bene, perfetto. Bene. Un abbraccio. Un abbraccio grandissimo, un abbraccione. Fabio. Grazie per averci chiamato come sempre. Un bacio, ciao, un bacio ragazzi. Grande. Un perfetto. Abbraccio. Allora, prima del prossimo ballo di gruppo vorrei vedere qualche altra foto tua. Vediamo, però, vediamo eh? Cosa c'è. Vediamo cosa propone il nostro album. Oh, ecco, qui erano ancora i tempi del tutù, con le scarpe da ballo. Quindi era la classica, esatto. Sì. Qui ero ancora in Toscana. Esatto, perché spieghiamo appunto che tu vieni dalla Toscana. Sì. Esattamente da quale città? Dalla Maremma. Oh, ma che meraviglia. La più bellissimo. Bella parte della Toscana. No, ma è vero. Cioè, la Toscana è tutta bella, però la Maremma è veramente tanta roba. Tanta roba veramente. Da quanto tempo sei qua? Qui, dal 1998. Tantissimo ormai. Anche. Sì. Ti senti più toscana o più emiliana? Perché è dura, eh? È dura. Anche se allora, siamo regioni confinanti, a livello paesaggio, mare, mi manca tantissimo. Però ormai mi sono veramente... Ormai sono sei integrata perfettamente. Cosa stavi ballando in quella foto che abbiamo appena visto? Stavo ballando, secondo me... Una cosa di jazz, questa sì. Bellissimo, sì. Bellissimo. Era una bellissima discoteca che adesso non c'è più, ovviamente. Qui sempre in Toscana? Sì, in Toscana. Si chiamava Bella Bimba. Quindi è dedicata a te, guarda. Perfetto. Allora, io direi di scaldarci con la canzone che tu hai nominato prima, che era Amami, Amami. Hai detto che tu hai una coreografia... Oh, allora, in questa Amami, Amami, voglio salutare un maestro di ballo, Romeo Gibellini. Ciao Monica, ecco un'altra mia collega, dopo arrivo anche da voi. Volevo salutare un maestro, Romeo Gibellini, che ha fatto questa coreografia per me nel lontano 2015, quando sono partita da sola. E lo saluto, è una coreografia che non è partita come doveva partire, ma perché c'erano tante coreografie, quindi non siamo riusciti a farla partire, però è bellissima e oggi la voglio proporre. Romeo, spero di non sbagliarmi perché l'abbiamo fatta 5-6 anni fa e adesso arrivo. Vengo, Milena, vengo lì? Sì, certo. Sono pronta. Perfetto. Allora balla con noi Amami, di Vignola. Amami. Balla con noi di Vignola. Romeo è il maestro che mi aveva fatto questa bella coreografia. E allora Amami, Amami, Maruschka, dal vivo per voi. E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui. Ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami. E io mai mi abituerò alla tua voce e ai tuoi addii. Contro la nostra volontà, adesso subito amami. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà.
semplicemente così. E se non ti avessi amato mai, ora chissà dove sarei, tra chi rinuncia e chi ti abbraccia, chi non capisce come sei. Pericolosa amica mia, sarò un pericolo per te, se fossi affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così. Bravissima, ma che emozione, che emozione, che bellissimo. Ho sbagliato qualcosa, eh? No, sei stata perfetta. Tra l'altro, possiamo notare che balla con il tacco 12. Infatti. E non è facile, insomma. È la prima cosa che gli ho chiesto. Ho sbagliato un passettino che mi sono avvicinata troppo al tuo tavolo, Sandro. Ok. Te l'hai messo in fondo, ma io... Ti sei emozionato, ho capito, dai, va bene. Meno male che riesci ancora a emozionare. Bellissimo. Quanti messaggini che arrivano. Allora, dove eravamo rimasti? Vediamo. Ciao a tutti i ballerini, da Giovanna Golfieri, abbiamo letto Monica Bertelli, ciao Marusca Bertetti, ciao Monica, Bertetti, le mie colleghe, sì, di Insieme per il Ballo. Mirella Costanzini, ciao Maru. Ciao Mirella. Ti chiamano Maru? Bellissimo. Giovanna Golfieri ancora, che belle foto. Sono la Mara. Adesso ne guardiamo delle altre perché ne abbiamo tante. Sì, Mirella Costanzini dice ciao Milli, ciao. E Massimo Seghinolfi, ciao Marusca. Il sempre... mio corista, io lo chiamo corista. Corista? Perché urla sempre, sì. Ah, dice ciao Marusca, sempre bellissima e bravissima. Grazie. Confermiamo. Siete bellissime, grazie. Poi ancora Mara Notari, ciao Marusca, un abbraccio anche da parte del nonno. Del nonno, suo marito, che lo chiamo il nonno perché è nonno, è giovane però. Ciao bellissimo. Mara. Poi abbiamo Ernesto Gualini che sta guardando. Oh, ciao Ernesto. Ciao Ernesto. Giovanna Golfieri ti manda una bellissima figura, ma batica, è bellissima comunque. Terry Tavaroli, un bacio da Simone. Ciao Simone! Continuate a scrivere, mi raccomando, ricordi tu i numeri? Sì, i numeri, allora se volete chiamare 059-875-6997, messaggi WhatsApp 320-340-0481. Molto bene. Anche Rosanna dice ciao Marusca, ciao, presto Rosanna. Ritorneremo nelle nostre indimenticabili serate. Rosanna che mi organizza tutto, Rosanna è la mia organizzatrice. Dai. Davvero? Sì, sì, lei mi organizza tutto, bravissima. Ti fa da manager, sì, praticamente, molto, sì. Che bello. Mi aiuta bello, tantissimo. Bello. La ringrazio, grande, ciao Rosanna. Grande affetto, vicino bello. A Marusca. Questo è molto bello, ma lei se lo merita, veramente. Grazie. Una persona molto carina, molto Grazie. Brava, molto professionale. So che tu hai fatto una collaborazione anche con Davide Ballestri. Sì, Davide Ballestri, sì, ti saluto. Ciao Davide! E lo aspetteremo anche noi in studio, però so che è sempre molto impegnato in questo, perché lui lavora, lavora ha un'attività, sì, quindi sì, questo, sì. In questo fascio orario fa fatica sia a collegarsi, diciamo, via Skype. Li avevo chiamati in diretta diverse volte perché è una persona molto carina, sì, anche molto. Lui. Adesso siamo mezzi parenti lontani. Dai. Ma lontanamente, sì, però veramente persona splendida. E quindi dicevamo, questa danza di Cheo in collaborazione con Davide Ballestri, con l'edizione Mille Balli di Rino, che saluto, ciao Rino, abbiamo fatto questa danza di Cheope.
Quindi in versione un pochino arabeggiante, sì, no? Esatto, esatto. In versione odalisca, Marisca, insieme odalisca. Le altre bravissime ballerine. Sì, sì, con le mie ragazze, egiziana, collaboratrici, proprio. Maestre di ballo, che abbiamo fatto questa danza. Ha un nome questo gruppo di ballo? Allora, in questo caso qua non eravamo proprio tutte, però sì, io sono in collaborazione con delle maestre, si chiama Insieme per il Ballo, la parola dice proprio insieme. Bello. Per il ballo, che ci siamo in tante maestre, Modena, Bologna, Ferrara, dove coreografiamo delle facciamo delle coreografie, sì, e poi le insegniamo ai nostri allievi, in modo che poi quando ci troviamo, sì, tutti facciamo la stessa cosa, insomma, ecco, cerchiamo, ecco, ma come di nasce, certo, com'è che studiate le coreografie, com'è che avviene tutto, cioè in maniera casuale, oppure come nasce una coreografia? Sono curiosa. Una coreografia nasce nel attraverso le idee. Attraverso le idee, attraverso... Quindi vi consultate tra di voi oppure una... Sì, 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 ci consultiamo. Ora in questo caso è molto difficile, però magari ci troviamo un giorno, sì, una fa un otto, un'altra, certo, fa un altro otto. Le... Devono essere però cose abbastanza semplici, perché poi il pubblico abbastanza deve poterlo semplici, fare. Abbastanza, ecco, semplici, esatto. Perché le cose complicate dopo diventano abbastanza difficili semplici da eseguire. Per far sì che... Esatto. Poi in mezzo alle cose semplici ci mettiamo, esatto, anche qualcosa di più. Perché ogni tanto mi scappa la voglia di fare vedere le capacità. Quindi volevo salutare anche le mie colleghe di Insieme per il Ballo, che noi siamo in sette, sì. Saluto la Monica, la Giovanna, che hanno, loro sono insegnanti WISP a Bologna, poi c'è la Giulia Piredda e la Mariella, anche loro che insegnanti nel bolognese, e poi ci sono la Marisa e la Riccarda che insegnano nel ferrarese. Bello, e poi ci sono io. Che meraviglia, quindi siete in sette totali o otto con te? Siamo in sette. In sette. E coprite, sì, tutta l'Emilia dintorni, l'Emilia Romagna. Sì, ci proviamo. Poi ovviamente non ci siamo solo noi, noi ci prestiamo anche a fare delle coreografie di altri, certo, coreografi, perché certo, giusto così, sì, il, sì, ballo deve essere collaborazione, non... È giusto, esatto, la musica in generale. E non competizione. Esatto, e non competizione. Sono d'accordo. Per io faccio tutto di tutti. Guarda quanti messaggi, così. Luisa D'Ambrosio Marussa, complimenti, sei bellissima. Allora Luisa, bellissima, la mia lei fa tutti i miei post con le scritte, ah, quando faccio le hai serate. Hai un sacco di persone che si occupano, hai proprio un'azienda, dai, l'azienda, ciao, Marusca, S.P.A. Luisa, quando vedete i miei post con le scritte, meraviglia, è la Luisa. Meraviglia, Sandra Gentili, ciao Marusca. Ciao Sandra. Ciao Sandra. Laura Fagotti, ciao Maru, un bacione. Oh, Laura è una mia amica toscana, dalla Toscana ci stanno guardando. Salutiamo dalla Maremma la Toscana con furore. Meraviglia, zona meravigliosa, veramente. Ciao Maru, un bacione, sei al top. Laura Fagotti, abbiamo detto, sì, Monica Bertetti, sempre quella di prima, sì, vero? La Monica. Poi tanti si fa voler bene, dice, ma Monica Bertetti, è vero, proprio. Grazie. Stiamo trovando benissimo, anche se siamo, non dico l'inizio, ma già passata mezz'ora, è abbondante, il tempo vola. E allora direi di vedere questa danza di Cheope. Sì. Ce la guardiamo, abbiamo un, sì, video. Guardate anche video che fortunato che è stato Davide Ballestri, però, guardate un po'. Ah, finalmente, dopo tante serate, un po' di relax ci vuole.
anche io da Lisca, no? Però dobbiamo fare un appunto, cioè, perché quando è partito dicendo sì, dopo tante serate un po' di relax, esatto, si vuole, Davide Palestra, Davide, non lo dovevi dire, ce l'hai detto, siamo a casa, una provocazione proprio, la faccio del relax fin troppo, siamo riposati, eh? Ci siamo riposati, adesso basta, però Davide fai un altro video in cui dici, esatto, che vogliamo ripartire, perché guarda, sei quando profetico, tutto questo finirà voglio proprio riposarmi anch'io, davvero, non lo dire più. Allora, mamma mia, quindi grazie alle persone che ci stanno scrivendo con i messaggi su Facebook, oppure continuate a scrivere anche ovviamente via WhatsApp, o chiamare se volete, perché abbiamo Maruska, la regina dei balli di gruppo, che ci sta facendo divertire e vi ha sempre fatto divertire, e lo farà a breve, perché noi vogliamo tornare in pista a tutti i costi, vero Maruska? Sì, sì. Esatto. Guardiamo qualche altra foto tu. Dai, vediamo un po'. Poi dopo arriva la pubblicità, ma qualche foto la guardiamo volentieri. Vediamo regia. Oh, oh. Ecco, guarda che bella che sei qua. Qui sei già proprio in versione hip hop. Sì, versione hip hop, brava. Sì, 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 qui eravamo già, avevamo già cambiato il ramo. Sì, quindi via la classica adesso. Sì, qua eravamo proprio in teatro, il teatro moderno di Grosseto. Ah, bello Grosseto. Sì, anche questo. Sì, la stessa serata, no? No, secondo me questo qua è un anno dopo. Sei più grande, sì, poi infatti sì, da vedere. Sì, sì, sì. Quindi l'hip hop è stata un'altra tua grande passione. Sì, o jazz, qui non mi ricordo cosa facevamo. Bellissima questa. È bella questa. Quindi questa era, eravate più proprio un gruppo di ballo vero e proprio. Sì, io che facevo proprio scuola di danza dalla mia maestra Antonella Garosi, se mi guarda. Quando hai pensato che avrebbe potuto diventare un lavoro questo? Ma in effetti io, a me piaceva proprio ballare, io andavo a ballare anche coi miei, che ballavo il liscio, ballavo tutto. Quindi certo, per te è stata una cosa naturale. Sì, una serata che io volevo fare questo lavoro qua. Quando ho conosciuto Tabaroni, che veniva... Baroni, esatto, con cui hai lavorato tanti anni, dopo ne parleremo. Esatto. E quando andavo a ballare io volevo fare quel lavoro lì, e Tabaroni aveva bisogno, voleva provare una ballerina e mi ha ingaggiato. Ed è stato, e io ho fatto le valigie e sono partita. Molto... Ah, quindi è stato lui il movente che ti ha fatto venire sì, qui? Sì, sì, è stato lui. Addirittura, sì, sì, bellissimo. Sì, sì. Ho iniziato con lui e dopo sono da sola. Dai, allora quindi... raccontaci anche no, adesso abbiamo la pubblicità, dopo continueremo a raccontare. Perfetto. Pubblicità, vai. A tra poco, rimanete con noi, è dentro una canzone. Carica l'app di One TV Emilia, sia per Apple Store che Play Store. Telefoni, tablet, smart TV, Fire Stick. Ovunque tu sia, One TV è con te. One TV Emilia, la TV della gente, per la gente. One TV Emilia Web. Quando, dove e come vuoi, da tutti i dispositivi smartphone, PC, tablet e smart TV. La tua web TV con programmi live, musica, notizie, cucina, sport, documentari, eventi del territorio, talent show, talent contest e intrattenimento. Ci puoi trovare su tutti i social o andare sul nostro sito www.onetvemilia.it. Seguici gratuitamente in streaming. One TV Emilia Web. Ti aspettiamo. Metti il punto esclamativo alle tue idee. Cupido Eventi. Spettacoli musicali e di animazione per matrimoni, eventi privati e location. Cene con delitto, quiz, cabaret e i migliori artisti al tuo servizio. Attività di promozione con tante idee innovative, ma anche spot e partnership televisivi, montaggi video e grafica. Cupidoeventi.it. Seguici su Facebook. Le 12.43 rigorosamente in diretta dentro una canzone su Andy Emilia con Sandro, con Milena, ma con Maruska, la regina dei balli di gruppo, che è venuta a trovarci oggi. Ci stiamo proprio divertendo. Sì. Io lo so che tu vorresti ballare, Sandro, però devi fare, insomma, mi tenta, ma resisto. Il tuo ruolo, insomma. Esatto.
Marusca, ci stavi raccontando del tuo arrivo in Emilia, sì, con che è stato proprio Renato Tabarroni a portarti, sì, qua, perché aveva bisogno, sì, di una figura come la tua. Esatto. Raccontaci questa. Intanto saluto Renato. Ciao Renato. Ciao Renato. Bravo Renato, hai fatto bene. Sì, sì, ho fatto 16 anni con lui, appunto sono venuta qua, abbiamo fatto una prova, è andata bene. Sono rimasta. Tanti, tanti anni. Quindi è stata un'esperienza veramente, eccolo che ti qua. Ha... Ah, bellissima. Qui eravamo al Gilda all'Enestivo di Modena. Ah, il Gilda, bellissimo, sì, locale, in, sì, effetti. Sì, sì. Non sembri neanche tu, in versione bionda, non sembri bionda, piccolina qua. Beh, allora a questo punto raccontaci questo aneddoto, dai. Cosa? Un aneddoto che ti è capitato, ti è successo qualcosa di indimenticabile, così grazioso, simpatico. È successo qualcosa mai? No. Poi magari stai parlando, le cose vengono. Non ho capito cosa volevi dire. Ma sai, le cose non è che se ci pensi così non vengono, le vogliamo dire casuali. Non so, quindi... un episodio che ti ricorda che non dimenticherai mai. Ce ne sono tanti, cos'è bruciapelo? Così non puoi farmi queste domande. Ah, okay. Raccontaci un po' proprio la tua esperienza con Renato Tabarroni. Sì, no, con Renato Tabarroni. Sicuramente è stata una formazione importante. Sì, siamo stati veramente uniti, ecco, qua eravamo a Panzano. No, siamo rimasti sempre noi per tanti anni, per 16 anni siamo rimasti praticamente sempre noi, e poi dopo... Quindi uscivate sia in versione duo che anche con l'orchestra? No, siamo usciti sempre con l'orchestra, gli ultimi due anni, poi per questioni... Esatto, la formazione com'era composta, te la ricordi? Allora, qui avevamo questo Federico qua, adesso ha solo 25-26 anni, è un bravissimo ballerino di latino. Il bambino? Ma bravo, il bambino. Che bello. Allora, c'era Giuseppe Leggio, che poi è il compagno della Rosanna, quella che mi organizza. Ah, ok. Che era il batterista. E poi c'era Nazareno Belmonte. Bravissimo. Fisarmonicista, bravissimo. E poi c'era Renato, Mauro Vandelli. Un altro grande fenomeno. Il nostro gelataio che salutiamo. Suo braccio destro. Esatto, che io devo ancora andarci. Ragazzi, ma andate a prendere un gelato. Che è proprio San Cesario, se non no, sbaglio. No, è a Castelfranco. A Castelfranco. Gelateria, ciao ciao. Allora veniamo a trovare tutti Mauro, così. Saluto anche Mauro modo per Vandelli, che ancora lui mi cura tutte le mie basi, le mie poche canzoni che faccio, quindi anche bravissimo. Arrangiatore, anche io ho avuto modo di andare insieme a lui, veramente molto bravo, oltre che musicista strepitoso. Esatto. E persona simpaticissima, bravo, anche. E poi c'era Cesarino Barbi, detto Cici, di Mantova, che suonava, sì, il basso con noi, il basso chitarra. Che bello. Avete girato in lungo e in largo, sì, comunque, sì, tante, sì, esperienze, sì, serate estive sicuramente molto molto belle. Belle, ci siamo divertiti. E poi insomma, vabbè, le collaborazioni cambiano, poi insomma è cambiato anche un pochino, sì, il modo di lavorare, sì, quindi, esatto. E adesso purtroppo anche è brutto da dire, ma il comunicante si guadagna pochino, poi adesso zero. Poco. Quindi giustamente uno si adatta anche a lavorare in maniera, sì, un po' più ridotta, diciamo così. Io per adesso sono da proprio sola, da 6 anni, faccio tutto io, monto, smonto. One girl band, cioè, fai come tutto. Mi vedi, Milena? La stai benissimo, un cowboy proprio di quelli. Ma io ti potevo rubo quel cappello per... sai che mi serve quel cappello? Serve un vero cappello lì. Però ci vorrebbe il cavallo. Tu prendi il cavallo e prendi il cappello. Faccio il cavallo, no, guarda, al limite potrei fare il somaro, ma il cavallo magari che ne viene anche quello. No, però mi è venuto in mente, mi hai fatto una domanda bella, hai detto, sì, l'episodio più bello, sì, l'episodio, sì, più bello è la mia partenza sola, è tutto la prima serata che hai fatto da sola? La prima serata, il mio partire... così alle strette, perché non sapevo che altro lavoro volevo fare, questo lavoro qui, sono partita che il mixer lo sapevo usare da 1 a 2 1 e mezzo e però questa è la mia soddisfazione, che dopo 6 anni evidentemente sei anni che stai lavorando da sola, ho dato qualcosa, perché sono qua a salutarmi e sempre a sostenermi con tanto affetto, tante persone che ti seguono, è vero? Sì, sì. E adesso allora tu prendi il cavallo, io prendo ecco, il cappello, okay, io prendo il cappello, io mi alzo, le pistole ce le abbiamo e ci facciamo un bel balletto country, quindi preparatevi voi che ci state seguendo da casa con i nuovi passi country. Questa è Cowboy Girl, e saluto anche Robby Fish che ha realizzato questa canzone. Ti do anche il gelato, Milena, se lo vuoi. Certo. Eccolo qua, se lo vuoi, eh. Vai col country. Cowboy go, where your boots and let them go. Cowboy go.
ride. Lots of horses in the ride, ready to run wild. But your problem now, I know it's not the rodeo. And the things you wanna see is fighting on the whole. Cowboy go, cowboy go, wear your boots and let them go. Cowboy go, cowboy go, riding through the floor. Cowboy go, cowboy go, wear your boots and let them go. Cowboy go, cowboy go, riding through the floor. There's a place so far from here where you can learn to ride. Lots of horses in the ranch, ready to run wild. But your problem now, I know it's not the rodeo. And the things you fear the most is dancing on the hole. Cowboy go, cowboy go, wear your boots and let them go. Cowboy go, cowboy go, riding through the floor. Cowboy go, cowboy go, wear your boots and let them go. Cowboy go, cowboy go, riding through the floor. Hai visto come faccio bene insieme il somaro? Insieme alla nostra Maruska, ti è venuto bene, devo dire. Vedi che il somaro mi viene bene. Era di razza però. Maruska, ma quanti balli di gruppo sai? Li hai mai contati? No. No, sono tantissimi. Sono tanti. Anche perché ne escono, cioè ne uscivano, diciamo adesso un po' meno. Però sì, ne uscivano. Non si riesce quasi a non star dietro a tutti, perché veramente io sto scivolando così. Se ogni tanto mi vedete in giù, sto scivolando. E la cosa buffa è che non scivola sulla pista, ma scivola seduta. Bravi, esatto. Questa è proprio la professionalità. Lei quando balla è nel suo regno, quindi giustamente qua è impeccabile. Perfetto. Adagio. Allora, sono arrivati altri messaggini. Allora dice. Sandro nel country, Ernesto. Cosa dice Ernesto? Ernesto, Sandro, scusa. Nel country mi sembri il cugino del cavallo. Bravo, l'ho detto. Bravissimo. Prima, il somaro. Esatto, il cugino, quello cugino un po' vicino, più peloso, esatto. Il mulo, no. Giovanna Golfieri che manda un disegnino che balla, bellissimo. Lucia Ghillini, questa mi mancava, Cowboy Girl, go. Quindi la potete trovare perché insomma è stata realizzata, è uscita anche su supporto CD. In molti locali la ballano proprio come balle di gruppo, infatti cantata da me in origine. Realizzata da Robby Fish e Ghisoli, sì, che tu conosci. Sì, sì, sì. E poi Mauro Luppi, anche questa. Ciao, bella Mauro. Diretta, grazie, bravissimi tutti, grazie a voi, grazie a Cassanelli, grazie di questi bellissimi momenti. È ciao, un piacere Carla. Per me, veramente. Riccarda Castellari, vai di country. Eccola, la nostra coreografa di mia energia, Riccardo. Ah, bellissimo. Quindi speriamo che sia riuscita comunque a ballare anche l'altra versione. Vediamo se allora io ti ricevo scuola. Il cappello, però, cappello, perché adesso sì, devo sì. Tornare in versione. Beh, normale. Okay. In versione emiliana. Perfetto. Torniamo. Sennò poi il mio avatar si offende dopo. Bene. Allora, raccontaci altre collaborazioni che tu hai intrapreso, insomma, nell'arco della tua carriera, che ci vuoi far conoscere. Io fondamentalmente, sì, non ho girato tantissimo, Mm-hmm. Cioè sono stata con Tabaroni, poi ho avuto una piccola parentesi dove sono andata nel Rovigotto. Sì, hai vissuto con là? Con Musica Allegria, no, ho fatto delle certo. Serate. E poi dopo però la distanza
Era tanta. Rovigo è tanta. Sì. Soprattutto l'inverno magari per brava. Un pochino. E poi ho preso la mia strada e sono ancora qua. Bellissimo. Dal 2015 sono ancora qua. Meraviglioso. Quindi non ho girato molto. 16 anni con Tabaroni, non è sì. che... Ho certo. finito, 16. E ci raccontavi che tu tutti i lunedì, se non sbaglio, fai... Tutti i martedì. Ah, martedì. Farò, sì? Farò e facevo. Scuola di ballo a Ravarino, all'Arci di Ravarino, infatti saluto Valerio, che io lo chiamo boliviano perché veramente anche loro mi hanno aiutato tantissimo. Ho fatto tantissime serate bellissime, domenica pomeriggio e sera, sabato sera. Ci siamo inventati l'aperto l'anno scorso con tutti i quadrati per le distanze. E fatti con lo scotch proprio perché la gente non potesse avvicinarsi, sì. Insomma, cercando di rispettare le regole. Torneremo e assolutamente. Saluto tutto l'Arci di Ravarino che mi ha dato la possibilità veramente di aprire la nostra grande scuola, dove è una bellissima cosa. Sì, sì, sì. Allora, adesso però ci buttiamo in una bella novità. Sperando di poterla fare tante volte quest'estate, abbiamo parlato di questa canzone che sta avendo un grande successo radiofonico. Sì, adesso è stata bella, al Festival di Sanremo. Io ho detto, quando l'ho sentita la prima volta, ho detto, questa è la più radiofonica. Sì. E devo dire che sto avendo ragione, nel senso che sì. È molto molto orecchiabile, ma c'è già stata fatta una bellissima coreografia ballo, da Marusca. Saluto le mie colleghe di Insieme per il Ballo, che è una coreografia nostra, che era una coreografia già in passato, cioè l'abbiamo già fatta, l'abbiamo adattata su questa canzone. Su quale canzone era nata? Irresistibilmente. Di chi è? Non la conosco. Dopo andiamo a vedere. Ah, ok, no, così era una curiosità mia. Monica, proprio. Te che stai guardando, scrivi di chi era. Esatto, suggeriteci. No, intanto vi invito a seguire il nostro canale Insieme per il Ballo, pagina Facebook, canale YouTube, dove potrete trovare tutte le nostre coreografie. Che bello. E impararle anche. Eh sì, perché uno poi si ripassa e le può vedere sempre. Questa è una coreografia di Insieme per il Ballo e io arrivo. Perfetto, quindi musica leggerissima in anteprima, qui rientra una canzone, Milene Sandro e Marusca. Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante. Per non nero che sta un passo da noi, più o meno. Se bastasse un concerto a far nascere un fiore, tra i palazzi distrutti delle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta un passo da noi, rimani sotto fuoco.
mondo, dentro ai supermercati, la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, l'assenti nei quartieri assolati, che rimbomba leggera, si annida nei passeri, in palestra tiene in piedi una festa anche di sera, ripensi alla tua vita, alle cose che hai lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza animale. Metti un po' di musica leggera, metti un po' di musica leggera, metti un po' di musica, metti un po' di musica, metti un po' di musica leggera, metti un po' di musica leggera, perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo, metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta un passo da noi, da noi più o meno. Buongiorno, ho sbagliato. Che bella anteprima che ci ha dato Maruska. Ho sbagliato il brano. Hai sbagliato il brano. Io, cioè, per me, no, l'hai fatto benissimo. Dire che è Signorita, non Irresistibilmente. Ah, è la canzone, perché per me è venuta benissimo. No, chiedo scusa. No, chiedo scusa perché ho sbagliato, sì, a dire il brano. A dire il brano. Beh, Signorita è bellissima, quello presente, molto bella, era, molto bella. La facevamo con Signorita. Bellissima. Infatti, no, prima ho sbagliato perché pensavo, ma secondo me ho detto una cosa sbagliata. Hai sbagliato il testo della, il titolo della canzone che la quale ti riferivi veramente... prima, ecco. Infatti ci sono, non gli certi applausi, passi qua, perché i passi erano perfetti. Passi, esatto, no, infatti arrivano, c'è, cioè, Piero Mazzi che salutiamo tanto, lo sai Piero che ti aspettiamo, ciao, in diretta. Mi raccomando, adesso è in tempo di ciliegie, ormai farà fatica, dai, a venire. Piero, però ti aspettiamo. Morena Poletti, ciao Maruska, ciao, con Morena, il cuoricino. Ciao. Agata Buoninsegno, anche lei brava. Ciao ballerina. Agata. Brava, bellissimo, ballo nuovo. Ciao Maru, ciao Agata. Quanto mi mancate anche voi, mamma mia, quanto tempo è che è passato. Giovanna Golfieri ti fa un bel applauso. Emanuela Chillemi, ciao, ciao Maruska. Marifava, bello, dice. Elio Castellari, ah, l'emozione Elio della diretta. Sì, si riferiva... Elio, ho sbagliato, sbagliato. Sì, ma non aveva sbagliato i passi, no, aveva Elio sbagliato se il titolo della canzone. Se ne è accorto, Elio, Elio, un allievo della Monica, attento, attento, Elio. E Monica Bertetti, brava Maru, ancora dice. Allora, mandate ancora i vostri messaggini se avete voglia, noi ci fa tanto piacere, ovviamente anche a Maruska, scrivete anche su WhatsApp se volete, oppure potete chiamare in diretta. Abbiamo ancora... tre quarti d'ora da trascorrere insieme, tanti balli di gruppo ancora da... Maruska, hai un sogno nel cassetto? Hai la cassettiera? La cassettiera, prima. Sì. Sai che ti faccio sempre delle domande, io ti metto un po' in difficoltà. Eh? Ma chi è Marzullo? Ma chi è Marzullo? Ma Marzullo, esatto, fatti la domanda e risponditi. No, allora, il mio sogno nel cassetto era che di questa passione volevo farne un lavoro. E l'hai realizzato. Ok, e l'hai l'ho realizzato. L'hai realizzato. Ok, hai qualcos'altro? Più imminente di prendere a cantare. Sei ballare. Pienamente realizzata, sì. Ok. E questo è bello, ma non so, la vedi? Dove arrivare, l'amore Sandro? Della tua vita, lo vogliamo chiamare, non so... Vuoi sapere se c'ho il fidanzato? No, no. Beh, magari lo puoi dire a quelli che possono essere interessati a casa, ecco. No, sono... no. È libera, quindi tutti anche quelli, perché diciamo maschietti che c'è poca che... vita sociale, io parlo anche per me, cioè da un anno a questa parte vita sociale zero, quindi... Siamo in casa, andiamo a fare la spesa e quindi c'è poca la mascherina, fare. Esatto, certo. Gli occhiali, non ci si riconosce... Quindi invitiamo tutti i maschietti a fare delle avance, no, magari no, avanzo, discrete, ma... discrete, voglio dire qualcosa di carino, un qualcosa di poetico, ormai San Valentino corteggiarla, l'abbiamo passato. Corteggiarla, esatto. Perché è giusto. Corteggiamento, diamo anche il numero di telefono, dunque. WhatsApp? Marina Tamburini, bravissima. Giancarla, ciao Marina. Brusiani, brava Maruska, ciao. Ciao Arturo Ferraro, che sta guardando, quindi salutiamo tutti qua. Guardate, sta esplodendo davvero il bene, nostro Facebook fa oggi, ma non solo. Allora, facciamo anche un bel merengue, che ne dici? Ti facciamo sì, lavorare con questo, oggi, con questo merengue. Mamita mia, diciamo. Salutiamo che... Renzo, che ci ha chiamato prima, che lui adorava questo brano. Spiegaci qualcosa, vuoi parlare... Allora, no, questi brani qua sono giustamente... sono brani che noi facevamo un po' di anni fa, li ho rispolverati volentieri, perché secondo me il ballo è sempre bello anche tornare indietro, non sempre andare avanti. È vero.
E quindi lo facevamo proprio 2016-2017, sì. E a lui piaceva tantissimo. Quindi mi raccomando, Renzo, sei già pronto davanti alla televisione? È stato un grande successo, mamita mia, è un merengue, però insomma c'è una coreografia molto particolare che... Sì. Che è stata proprio ragazzi, se sbaglio lo dico prima. Ricordiamo che siamo rigorosamente in diretta, quindi non abbiamo provato niente con abbiamo... la memoria un po' che va e... Ma e questo vale anche per noi, bella, esatto, vale anche per noi, infatti. Perché proprio non facendo, però è bello così per... insomma ci si accorda, è vero, nel da farsi alla fine vengono, esatto, fuori delle cose carine e simpatiche. È un modo per stare insieme, per fare ciò che ci piace fondamentalmente, esatto, e farlo e viverlo con chi ci sta seguendo da casa. Quindi andiamo con, pronti mi raccomando voi, con mamita mia Maruska. Sì, siamo pronti.
Che brava, per Mariska. Bellissimo cantare, vedere bello, ballare bellissimo, subito. Veramente bello, è proprio sì. Una bella emozione. Ti ringraziamo davvero tanto, Marusca, per quello che ci stai facendo vivere veramente in questa diretta. Ricordiamo i nostri amici che se volessero poi rivedere questa puntata, esatto, andando sul canale YouTube Dentro una canzone, scritto attaccato, Milena e Sandro, potrete rivedere tutta la puntata, quindi ristudiare anche i passi. Certo. Perché comunque esatto, questa è una bella con qualche errore. Perché magari su Facebook a volte vanno avanti, invece lì su canale YouTube, esatto, trovate tutto. Tanti anni fa avevo iniziato anch'io a ballare un pochino i latini americani e poi ho dovuto lasciare andare perché sembrava un legno quando mi muovevo. Non è vero, non è sì, vero. Sì, ero impalato, quindi... No, però io vorrei ringraziarvi davvero tanto e farvi complimenti. Grazie. Stanno cantando dal vivo questi ragazzi, eh? Guarda, bravi, come veramente. Te, anche noi abbiamo tanta voglia di tornare veramente a cantare. Bravi. Quindi sì, sì, questa è, diciamo, che è una piccola opportunità, insomma, che ci regaliamo anche noi. Con una cassettina, esatto, e due microfoni, bravi. Sì, esatto, molto bravi, minimal, bravi, diciamo, bravi, però bravi, insomma, bravi. La voglia ma che di... belle parole, lei, vedi che lei sì che se ne intende. Poi vi ringrazio per avermi ospitato anche oggi, davvero. Ma più che ma volentieri. Ti aspettiamo ancora, veramente, grazie, perché poi... Essendo che ci saranno tanti altri nuovi balli, oppure anche quelli vecchi, esatto, si potrebbe fare un'altra seconda manche. Magari ci prepariamo anche meglio stavolta. Sì, però è bello anche improvvisare. Insomma, sì, abbiamo fatto un minimo di scaletta, deciso solo le canzoni e poi provate. E quanti messaggi dovrò arrivate? Mi sono persa. Allora, Romeo Ghibellini. Eccolo, Ghibellini. Romeo. Ciao, Romeo è il nostro coreografo di Amami, Amami. Ciao, okay. Romeo, dice, ciao, ciao Viviana. Romeo e Viviana, esatto, esatto. Dino Luppi, bravi ciao, tutti. Dino. Ciao Marusca. Ciao Katia. Ciao, grazie ciao a voi. Ruffini Sergio, ciao. Eccolo. Milena, ciao Marusca. Il nostro ballerino, ciao Sergio. Armando Pelicciari, carissimo Armando, quanto mi mancate, mamma mia, veramente tutti gli amici di Bologna che stanno guardando, ovviamente un po' tutti quanti. Ciao Milena, sempre brava, grazie di cuore, mi raccomando, speriamo di vederci presto. Terry Tavaroli, complimenti anche a Milena come cantante e a tutti voi, grazie, vero, grazie bravo, mille. Davvero. Grazie. Gerarda Manzi, brava Marusca. Ciao Gerarda. Saluto mille vecchia conoscenza. Mille, c'è scritto vecchia conoscenza, vabbè, forse parla di te. Gerarda, no, io la conosco bene, non okay, so se allora voleva scrivere Milli o non Mille. Qua ha scritto Mille, poi non, comunque grazie in ogni caso. Massimo Sighinolfi ti fa gli applausi. Corista, corista. Mary, complimenti anche a Milena e Sandro, grazie da parte nostra. Elio Castellari, complimenti a tutti, speriamo di tornare presto in pista, lo speriamo davvero. Rosa Lucchi, grazie Marusca da parte di Renzo. Eccolo. Per La Mamita. Ci fa piacere di aver trovato una canzone che state apprezzando, anche se sì, non è recentissima. Sì, sì, sì. È vero. Che cosa hai in cantiere adesso invece come... Ma abbiamo dei balli già pronti per uscire, ma aspettiamo sì, perché veramente sono balli bruciati, perché non riusciamo comunque... dietro un monitor fare imparare i balli non è facile. Sì, però cos'è che secondo te si presta molto di cose che sono uscite magari ma adesso? Si prestano molto baciate, merengue. Sì, quelli vanno sempre bene. Classici, assolutamente sì, si sì, prestano sempre. Esatto. Però quando ripartiremo, perché ripartiremo prima o certo, poi, è giusto che la gente a casa impari i balli prima. Eh sì. Quindi dobbiamo dirglielo, dovete imparare i balli prima per fare in modo che quando siete e saremo tutti quanti sarete nelle bravissimi, balere, potremo ballarli tutti insieme. Sì, sì, ma tutti Sandro dicono, compreso. Okay, noi non è vero, anch'io. Prenderò qualche lezione privata. Sì. Anche se è il cugino del cavallo, però. Il cugino del cavallo, sono così, però... Vabbè, io sono duro veramente a capire. Faccio fatica. E Giovanna Golfiere dice dai sì sì, sì Gio, dai che poi ricominciamo. Di ricominciare una cosa che ci si augura veramente sì, proprio di cuore globale, veramente assolutamente. Però tu sei anche una cantante. Io? Tu sei anche una cantante sì, sì, sì. Diciamo che nelle serate ci vuole anche uno stacco sì, perché altrimenti tutti i balli di gruppo non è... Certo. Certo. Cerco di accontentare tutti e le mie 4, 5, 6 canzoni cerco di fare, ma non sono... Non mi reputo una cantante. Però invece io trovo che tu abbia una bellissima voce. Sì, però non... Una voce comunque bella. Che non ci siamo preparati per questa cosa, perché no, sarebbe stato veramente... No, ma io l'ho detto subito con Milena, fammi ballare, sì, non mi far cantare. Sai che quando vuoi cantare per noi è una beh, gioia. Io avrei comunque cantato volentieri con te. No, sì, ma non... Però abbiamo un video dove tu canti, che sì, cioè, sì, è coreografato sì, ovviamente da te, ballato da te insieme a un altro gruppo, oppure sì, sempre no, lo stesso gruppo? Sono sempre le solite ragazze, questo me l'aveva proposto Luigi Mattarelli, mm-hmm, Luigi Mattarelli, dei Barcellona,
E mi sembra che adesso andiamo a vedere la sua figlia ha le edizioni musicali, IGM credo che si chiami, okay. Adesso vado a vedere per non fare degli errori, sì. Mi ha proposto questo ballo e abbiamo fatto anche questo, che poi come tutti i balli non è che uno dice magari non l'ho mai visto, è perché vanno un mese, due, poi ne escono altri e di conseguenza per star dietro a tutti gli altri, sì, quelli vecchi vengono tralasciati, perché è vero, un peccato, in due ore di balli non riusciamo a fare, in due ore una serata io da sola, non so voi, eh no, io più di tre ore non riesco a fare, è faticoso, eh? E certo. non sto leggendo i messaggi da lì, è bellissimo, ne arrivano tantissimo. Gerardo dice volevo dire Milli, grazie, esatto. Elio dice no canta bene invece, si canta, è brava bene. Marusca, e io direi che abbiamo la prova noi lampanti, dai, quindi proviamo questo, a vedere wow, tanto che io lo guardo insieme questo video. Mentre balli ho strane sensazioni, risvegli l'emozione, tu mi mandi fuori tempo, non posso lasciar stare, io ti devo parlare, sentire la tua voce e poi scoprire come sei. Sei proprio bello, wow, wow. Sei simpatico davvero, ti muovi bene, wow, wow. Come un film in bianco e nero, mi sento strana, wow, wow. Vedo l'arcobaleno e poi mi viene la voglia di fare follie, mi viene la voglia di farle con te. Più vicina, mi sento un po' bambina, ti muovi provocante, sei troppo eccitante, non posso lasciar stare, io ti devo parlare, sentire la tua voce e poi scoprire come sei. Sei proprio bello, wow, wow. Sei simpatico davvero, ti muovi bene, wow, wow. Come un film in bianco e nero, mi sento strana, wow, wow. Vedo l'arcobaleno e poi mi viene la voglia di fare follie, mi viene la voglia di farle con te. Wow, wow. Sei simpatico davvero, ti muovi bene, wow, wow. Come un film in bianco e nero, mi sento strana, wow, wow. Vedo l'arcobaleno e poi mi viene la voglia di fare follie, mi viene la voglia di farle con te, mi viene voglia di fare follie, mi viene voglia di farle con te. Brava. Proprio wow, wow. Bravissima. L'ha detto anche Sandro, wow, wow. Allora, allora correggo, ho sbagliato Milena. A scrivere. E non si riferiva alla dire... piscina, non si riferiva. Allora, dicevo, le edizioni musicali HGM, chiedo perdono a Luigi Mattarelli, no IGM, non so dove l'ho trovato, HGM, edizioni musicali
della figlia di Luigi Mattarelli. Abbiamo fatto questo bel video. Complimenti anche per la location, veramente bellissima. Esatto. Spettacolare. La prossima volta però canti con me. Perché devi sapere che la Mirella l'ultima volta mi ha tradito a cantare con me. No, beh, abbiamo fatto una jam session, diciamo, con gli ospiti che c'erano, che poi conosci benissimo, Daniele e Jerry. Daniele e Jerry, esatto, certo. Che ti salutavano, tra l'altro. Ci siamo divertiti tanto. Ci siamo divertiti veramente, è stato molto bello. Allora, è arrivato un cuoricione enorme da parte di Giovanna Golfieri. La Giovanna è attiva, oggi. Carla Castanelli, video bellissimo, complimenti. Infatti è vero, molto bello. Fiorella Fortini, ciao Maruska. Ciao Fiorella. Complimenti e un saluto anche alle altre maestre. Eh sì, perché sai cosa facciamo, Mirina? Io direi lanciamo la pubblicità. Infatti avevo la stessa idea. Perfetto. La lanciamo? Sei pronto? Vai, via! Pubblicità. Scarica l'app di OneTV Emilia, sia per Apple Store che Play Store. Telefoni, tablet, smart TV, Fire Stick. Ovunque tu sia, OneTV è con te. OneTV Emilia, la TV della gente, per la gente. OneTV Emilia Web. Quando, dove e come vuoi, da tutti i dispositivi smartphone, PC, tablet e smart TV. La tua web TV con programmi live, musica, notizie, cucina, sport, documentari, eventi del territorio, talent show, talent contest e intrattenimento. Ci puoi trovare su tutti i social o andare sul nostro sito www.onetvemilia.it. Seguici gratuitamente in streaming. OneTV Emilia Web. Ti aspettiamo. Il punto esclamativo alle tue idee. Cupido Eventi, spettacoli musicali e di animazione per matrimoni, eventi privati e location. Cene con delitto, quiz, cabaret e i migliori artisti al tuo servizio. Attività di promozione con tante idee innovative, ma anche spot e partnership televisivi, montaggi video e grafica. Cupidoeventi.it. Seguici su Facebook. Entriamo in diretta con Dentro una canzone, puntata speciale dedicata ai balli di gruppo, una puntata veramente divertente, piena di energia, ve l'avevamo promesso, ma ovviamente non è finita, abbiamo ancora tanti bei minuti da trascorrere insieme. Milena e Sandro e la nostra Maruska, che è veramente ricoperta di messaggi meravigliosi, telefonate, le abbiamo sentite prima, e Carla tanto Castanelli affetto. C'è bella voce, Maruska, brave le ballerine, Angela D'Angelo c'è wow, come la canzone, Mariella Squeo, ciao Maru, ciao, wow Mari. Wow, doppio wow, come la canzone appunto. Ed è davvero, ha fatto molto successo questa canzone. Sì, dai, vabbè, è stata bella, sì. Mm. Quanto tempo ha alle spalle, diciamo? Ma ora io, secondo me è già un paio d'anni, perché passa così tanto il tempo. Che sì, poi con quello che sta succedendo si confonde. No, per me è anche di io più brava, visto abbiamo fermato il tempo. Quest'anno mi ha veramente... Anche tre anni, sarà. Mm. Sì. Tre anni, però veramente dopo bello. Dopo poi escono tutto... tanti balli e non riusciamo a... Tra quelli che sono usciti recentemente, qual è stato il ballo che ti ha dato più soddisfazione ballare? Ma allora, proprio adesso ho proprio visto la Mariella che mi ha salutato, a me è piaciuto molto la Mariella Squeo, ha fatto una bella coreografia su Perfect, adattata a baciata, sempre insieme per il ballo, e quella baciata lì, anche alla gente, ma anche a me, non ti stanchi mai di ballarla. È proprio bella. Stata bravissima. Allora, la prossima volta la prepariamo così. Una bellissima. Siamo curiosi di vederla. Cioè, è disponibile sul sì, web? Sì, sempre sul Insieme per il ballo, sulla pagina, sul canale di YouTube. Di è molto bella la versione baciata di Perfect, molto bella. E tu dai però anche, nella tua pagina Facebook fai anche lezioni online, vero, in questo periodo? Cioè ma sì, più o meno sì, cerco di fare qualcosina perché... Quindi chi volesse iscriversi alla tua pagina cosa deve fare ma per allora, poter assistere alle tue lezioni? No, diciamo che non ho aperto la pagina perché avendo una scuola già... Sì.
con un come si dice, degli allievi, cioè. Degli allievi con un, già una scaletta, sì. Già una, come si dice, un programma, percorso, programma, un programma, sì. non ho aperto, perché altrimenti, poverini, chi magari non viene, certo, da me e fa un altro programma, sì, non si accontenterebbe mai. Quindi ho tenuto solo la mia scuola di Ravarino, sì, del martedì, proprio per continuare quel programma che ho già fatto da tanti anni. Esatto. Non ho aperto per questo motivo qua. Mm-hmm. Solo per questo. Però comunque sei sempre molto molto attiva. Sì, sì, no, cerco di, almeno insomma, i miei allievi, cerco di in qualche modo di insomma farli ripartire con una spinta, non di, esatto, dicendo non mi ricordo anche neanche. Chi si ferma è perduto, quindi bisogna comunque andare avanti, stare allenati, così quando sì, si aprirà, sì, dobbiamo fare tutti un ripasso pronti. Dal ciaccia, il mambo, alla ligali, andando avanti. Sì, perché poi veramente quando ci si ferma anche nel cantare, sì, se, canzoni che abbiamo fatto per tanto tempo, quando vai a rifarle hai proprio il vuoto ed è strano, cioè a volte non te, sì, l'aspetti, ma è così, quindi bisogna stare, ma, sempre Marusca, allenati. Tu balli anche il mambo per caso? Ma sì. Sì, allora, noi abbiamo un bellissimo mambo che fa parte delle nostre nuove canzoni, si chiama Il Vero Amore ed è in collaborazione con Edizioni Musicali Astronave, dove se voi entrate sulla pagina trovate anche Melene Sandro, Edizioni Musicali Astronave, potete scaricare basi, partiture e ascoltare appunto il play, appunto la canzone cantata, oppure la versione karaoke se volete anche, e quindi allenarvi anche in queste belle nuove canzoni che vi stiamo proponendo e farle anche per nelle vostre serate quando si potrà ripartire. Questo è Il Vero Amore, per la prima volta ballato con noi da Marusca. Mambo. Il vero amore sono sicuro non esiste, ma se esiste non passava di qua. E se è passato io non c'ero, ma se c'ero di sicuro mi trovavo più in là. E quante volte le mie amiche mi hanno detto quella donna è fatta apposta per te. Ma dopo circa due mesetti scopro tutti i suoi difetti e penso che la bionda no, la rossa no, la morettina proprio no. Che dite? Forse sei un po' troppo esigente. Scontrosa no, se urla no, troppo truccata proprio no. Che dite? Ma non ti va bene proprio niente. Il vero amore che io cerco di sicuro non esiste, ma se lo troverò mi cambierà la vita intera e così potrò gioire ed allora dirò: adesso sì, certo che sì, mi batte forte il cuore, sì, lo dico. Questo è il vero amore, questo sì. Il vero amore sono sicura non esiste, ma se esiste no, non passa di qua. E se è passato io non c'ero, ma se c'ero di sicuro mi trovavo più là. E quante volte le mie amiche mi hanno detto quello è l'uomo fatto apposta per te. Ma dopo circa due mesetti scopro tutti i suoi difetti e penso che quest'uomo no, quell'altro no, quel morettino proprio no. Che dite? Forse sei un po' troppo esigente. La barba no, la pancia no, è troppo magro proprio no. Che dite? Ma non ti va bene proprio niente. Il vero amore non esiste, di sicuro non esiste, ma se lo troverò mi cambierà la vita intera e così potrò gioire ed allora dirò: insomma sì, adesso sì, mi batte forte il cuore, sì, lo dico. Questo è il vero amore, questo sì. Quest'uomo no, quell'altro no, quel morettino proprio no. Che dite? Forse sei un po' troppo esigente. E se il mio cuore dice no, sicuramente c'è un però. Ti dico che in un'altra vita non lo so. Ora il vero amore dico no. Il mambo, grazie per
bravissima tu, Maruska, grazie per averci accompagnato in questa coreografia. Bello anche questo mambo, siamo stati un po' profetici anche noi, dicono al vero amore, ma per forza a maggiore. Questo mambo ti piace? Allora sì, te lo passeremo. Lo prenderò per fare le mie serate. Ma che bello, carica, bravo, che bello. Molto piacere, perché è allegro, dai. Bello, quindi ringraziamo sì. ancora i nostri amici, gli autori, anche tutti Edizioni Musicali Astronave e le persone che stanno collaborando con noi per queste nuove canzoni, che stiamo cercando di regalare un po' che di novità. Che sono una più bella dell'altra, sì, Milena. Belle. È vero, veramente. Non perché le abbiamo scelte, ma ci piacciono sì. molto, quindi... Sì, sono d'accordo. Poi ti passeremo Bravi. Un po' di materiale, allora, perfetto. Bene, bene, bene. Tu hai tante belle passioni, però, oltre che la musica, il ballo, so che tu ti piace andare sì, a correre. Sì, io sono una sportiva. Si vede poi anche dal fisico, Beh, si vede anche, scusa, No, allora... Da Dio a 25 anni, dai, tutto è facile, È vero, è vero. Mica la tua età. Sono sempre stata in formissima, soltanto che quando ho smesso di fumare ho avuto un periodo... Ah, tu fumavi? Fumavi? Davvero? Non sì, avrei detto. Ho avuto un periodo che appena ho smesso... E invece adesso sei adesso perfettamente rimessa in riga. Quindi... Quindi come passi le tue giornate adesso? Le mie giornate io le passo praticamente... Ho l'argine vicino, il percorso natura che è da casa Bello. Mia. Questa quindi, è una fortuna, Qua faccio così. La mia palestra in mezzo in casa, alla natura, bellissimo, dai. Con i miei tappetini, i miei pesi e via. Esatto. Addirittura. Anche i pesi proprio, ti porti dietro tutto quando vai... No, allora... vado in bicicletta a camminare, poi quando sì? sono in casa faccio ah, pesi, okay. in tappetino, casa hai tutto quanto. Cavigliere, lastre. Hai qualche certo. gatto, qualche cane? No, perché con il lavoro che faccio io sono sempre da sola qua. Certo. Ah, ok. Quindi... È impegnativo. Sì. Non, esatto. Non saprei se vado in ferie o vado via esatto. o vado a lavorare. Mm. Sapete che in questo lavoro qua magari parti la mattina perché fai una cosa, poi certo. Non mi sento di mettere un animale chiuso in casa. No, hai ragione, non ho il giardino, infatti. Quindi no. Mm. Assolutamente. No. Sola. Sola, ma quindi ben accompagnata. Però. Allora, ancora gli altri messaggi che sono arrivati. Mariella Squerici, bravissima. Eccola, Maru, Mariella, la che nel coreografa. Mambo sei perfect, è vero, è vero. A proposito delle... Mariella, bellissima. Adesso mettiamo sotto la perfect, facciamo cantare alla Milly, Noi ce l'abbiamo, tra l'altro. Non in versione baciata, però... se l'avessi saputo, guarda, l'avrei preparata. La prossima volta, vedi, così hai motivo per tornare con esatto. noi in diretta. Noi ti aspettiamo sempre volentieri. E poi abbiamo Riccardo Teglia, Riccardino, ciao, Riccardino, che è il marito della Monica. No, dobbiamo fare un appunto per Riccardino, perché sì. quando eravamo in pieno lockdown, che avevamo la zona che potevamo uscire, abbiamo fatto delle dirette per tutta la gente, per far ballare la gente... E lui mi ha dato veramente una mano con il mixer. Che bravo, bellissimo. Il piedistallo, insomma. Sì, perché le cose a distanza non è facile da gestirle, insomma. No, del mestiere. Lui ci ha aiutato molto. Riccardino, vai. Complimenti, allora, per questa bella contatti. Monica dice, Maru, ti saluta Riccardo. Detto, ecco. Puntini, puntini. Riccardino. Detto come? Riccardino. Ah, okay. Riccardino, sì. Teresa Cioni, ciao Maruska. Ciao, Teresa. Elio Castellari, brava Maruska, rispetto per gli animali. Certo, beh, sempre, hai ragione, in effetti è un ottimo modo. Infatti, prenderli pensando che siano dei giocattoli è sbagliato, veramente. Invece bisogna... Monica Bertelli ti manda i cuoricini, anche lei di nuovo, è bello, bellissimo. Allora, io direi di andare a rispolverare uno dei super classici a questo punto dei balli di gruppo, che è l'Alligalli. Oh, esatto. Per me è un po' il ballo. Io ho sempre fatto l'Alligalli, anche quando, nonostante la gente dica, ma però per me... Quei tre Ciaccia, Alligalli e Mambo, io ho sempre fatti nel mio Anche repertorio. Perché non vanno mai giù di moda, insomma, sono quelli che bene o male sanno ballare quasi tutti, tranne me. Sandro, te vieni a ballare con me? No, ma guarda, cantare, io faccio una premessa, questo brano mi è stato passato ieri sera. Vedi, quindi, qua si vede la professionalità, no? Non l'avevo mai fatto prima, però. Però proviamo. Sì, però. C'ho il tortello sempre qua da una parte che qui è ancora. Quindi se sbagliamo qualcosa, perdonateci, anche perché tanto che anch'io non lo faccio, quindi... Ma l'importante è divertirci insieme a Maruska preparatevi con l'Alligalli, un bel voi guardate la Maruska intanto, italiane, per voi.
sì, non voglio. C'ero preparato, ci vuole fiato a dirti addio. C'è fumo, odore caldo qui, di dolce e di caffè. Ognuno pensa a sé, giorno più normale, ma io sto male, male. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma dirsene dura. È stato un bel tempo, il mio tempo con te. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Noi tranquilli e lontani, ognuno per sé, piangeremo domani. Ma che coraggio che hai, come fai? Sandro voleva arrivare. Hai visto che mi ero quasi lanciato? Era lì, liber. che mi muove, capito, il ritmo dentro. Ma certo, certo. E poi quando hai una brava ballerina che ti insegna il passo giusto, esatto, hai ancora esatto. Più voglia di trascinarti in esatto. Pista. La nostra pista televisiva bellissima. Voglia, punto. Ma sai che il tempo vola oggi, veramente è una cosa incredibile. Accidenti. Mancano ormai pochi minuti. Hai ragione. Io chissà se riusciamo a farci stare un'altra canzoncina. Intanto volevo già annunciare che avremo la prossima settimana come ospite. Dai. È un bravo musicista, cantante, un personaggio di quelli di grande spessore, ha lavorato con le più grandi orchestre emiliane e romagnole. 15 anni con addirittura con Raul Casadei, che purtroppo insomma sappiamo che è scomparso da poco. Sarà con noi il chitarrista, cantante, bassista, personaggio insomma tutto tondo, Pierre
Martinetti, e quindi sarà collegato con noi via Skype per problemi insomma tecnici, diciamo così, anche di spostamenti vari, però insomma saremo molto felici di chiacchierare con lui, di vedere le sue, i suoi grandi successi, le sue collaborazioni che sono veramente tanti. È conteso da tantissime orchestre di grande spessore, quindi sarà con noi mercoledì prossimo. Intanto però abbiamo Marusca. Abbiamo Marusca che ci ha deliziato con questa effervescente puntata davvero molto molto bella, e noi ti aspettiamo. Ce lo prometti che torni sì, a trovarci? Sì, certo, sono divertita, sono bellissimo. Infatti qua sei di casa proprio ormai, perché poi tu eri già stata nei nostri sì, studi. Sì, ero già stata. Quindi altre puntate. Sì, sì. Ed è sempre un piacere. Sì, sempre. Io vorrei che approfittassimo di fare anche un super 8, cosa dici? Perfetto. Te la senti? Grazie, se sbaglio, ciao. Quindi andiamo, andiamo all'estero con questa bella canzone di Kylie Minogue. Pronti. Preparatevi, ballerini, questo è il Super 8 per voi. Rispolveriamo i passi di Can't Get You Out of My Head.
fare tanti bellissimi balli di gruppo con la nostra Maruska. Solo la Milena, perché ragazzi, io avrò fatto un minimo 8/9. Non ci credo. E poi insomma, sì, è bello anche cambiare qualche passo ogni tanto, no? Sì, dai, mettere delle ballerine non si fermano mai anche quando sbagliano. Assolutamente. Dove è scritto che deve essere per forza the così? The show must go on. Veramente dicevano. Meravigliosa Maruska, è stata una grande gioia averti con noi. Sì, anche per oggi. Me, guarda, mi è sembrato di essere in mezzo alla gente, non so, e speriamo che la gente abbia ci abbia sentito vicino a loro, perché insomma speriamo, quello che avevamo dai. A cercare di trasmettere, e quindi grazie di cuore da parte di Milena, di Sandro, grazie di tutto lo staff di One TV Emilia. Grazie a voi per avermi ospitato, veramente grazie di cuore, e ovviamente ti auguriamo una buona estate, buon ballo anche sperando a voi. Che sia pieno di serate, anche a voi. Noi, buona riapertura, vogliamo pensare positivo anche assolutamente a voi, anche a voi. Quindi in bocca al lupo anche per le tue lezioni, per tutto quanto. Dai, speriamo di trovarci anche tutti insieme a fare due ballettini e due canzoni. Sarebbe fantastico, magari mi ci butto anch'io, guarda. Dai. Io non ho mai ballato, okay. Potrebbe essere okay. Carino, veramente. Mi metto il tutù io. Che meraviglia, ti vorrei vedere però. Ti presto il mio, quello di Minnie, della ah, foto. Ok, va bene. Benissimo, grazie ancora quindi a Maruska. Seguitela anche sulla sua pagina Facebook, ovviamente Insieme per il Ballo. E seguite anche la pagina di Dentro una Canzone, Milena e Sandro, dove troverete anche questa puntata appena avrà il tempo che Sandro la metta in onda, insomma. Esatto. Quando la metterà in onda andrò a vedere tempo tutti i vari errori che abbiamo fatto. Potrete rivederla in tranquillità e ripassare tutti i passi dei vari balli che abbiamo fatto oggi e vedere poi tutte le puntate che abbiamo mandato in onda, che tutte le nostre dirette. Quindi grazie ancora, ci vediamo mercoledì prossimo con Pier Martinetti che sarà il nostro ospite e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao a grazie tutti. A voi. Ciao a tutti. Nasce una canzone, sai perché? C'è un seme che si schiude dentro te. In questi strani giorni si sfocano i contorni e non mi fan capire cosa c'è. E scrivo queste rime solo per te. Anche quando sei lontano sei con me. Con le tue convinzioni, le tue tenere illusioni, catturo tra le note un po' di te. Ma dentro una canzone cosa c'è? Dietro le parole cosa c'è? Progetti e delusioni, montagne di emozioni, le stesse di milioni di persone.